Ciao a tutti, bentornati sul mio canale. Oggi una tortina di mele e arance. Sopra ci ho messo anche il cioccolato. Senza zucchero. Buonissima. Non si direbbe che è senza zucchero. Ho pulito due mele belle grandi. Le ho fatte a pezzettini. Adesso spremo il succo dell'arancia. Dell'arancia ho già preso la buccia grattugiata. Metto il succo dell'arancia e un po' di cannella. Io non userò zucchero. La cannella naturalmente facoltativa, se non vi piace non la mettete. Lascio marinare mentre preparo la torta. Frullo le mandorle e le nocciole. Naturalmente potete usare o solo nocciole, o solo mandorle, o solo noci. Monto gli albumi a neve con un pizzico di sale. Batto i tuorli con l'olio. Aggiungo lo yogurt greco. Metto la vanillina o, se volete, l'estratto di vaniglia. La buccia dell'arancia grattugiata, la frutta secca tritata, ho filtrato il succo dell'arancia dalle mele, metto l'uvetta. Incomincio a mettere la fecola di patate. Metto il lievito per dolci. Altra fecola. Metto le mele. Mischiato bene tutto, poco alla volta metto l'albume a neve, delicatamente dal basso verso l'alto. Prendo uno stampo, ho messo sul fondo la carta da forno, poi l'ho passata con l'olio e un po' di farina. Questa misura 22 cm. Metto in forno a 180 gradi. La torta è pronta, ha cotto 45 minuti a 180 gradi. Che profumino, arancia e cannella, buonissimo. Sgancio. Allora, adesso io ci metto sopra il cioccolato fondente fuso a bagnomaria. Sopra ci metto un po' di granella di nocciole e mandorle. Raffreddata completamente. A presto da Marta!